Naturalmente la datazione è sospesa nel tempo. Era forse settimana scorsa, forse, o forse un secolo fa, chi lo sa. Ciao Dimitri. Chi scrive in questo momento è Paolo Carelli. Sì, ci siamo incontrati un paio di volte, forse erano quattro, di striscio. Ero con alcuni miei compagni d'avventura, i Folas Dactylus. Io ne sono la voce sbraitante. Volevo innanzitutto ringraziarti per la disponibilità e la pazienza che hai avuto nei miei confronti in quelle circostanze piuttosto particolari, dove con l'aiuto di Johnny traducesti al telefono un mio testo che Johnny stesso batté poi a macchina. Non ho mai utilizzato quel testo. Alterne vicende successive all'esperienza Folas hanno, come dire, spostato progressivamente in maniera abbastanza insistente verso altre cose la mia attenzione culturale, spirituale e altro ancora. Eh sì, la mia disperata caccia a ciò che è o potrebbe essere al di fuori di noi è momentaneamente sospesa. Tu sai cosa intendo. Vedi, preso com'ero da una concezione del mondo fatta in gran parte da cosmogonie e cosmologie infarcite da UFO e alieni, oltre ad avermi un po' rotto le palle, hanno fatto scattare in me una sorta di meccanismo di ricerca sicuramente molto più interiore. Quindi se prima c'era un cranio chiuso e il legittimo proprietario ne portava la chiave al collo senza rendersene conto, ora con quella stessa chiave si sono aperti mondi sicuramente più interessanti, variegati, dove è più che sufficiente avere un fazzoletto di solida terra sotto i piedi e fermarsi un attimo a pensare. Meditare? No, è una parola troppo grossa per me. Comunque grazie per avermi, per così dire, regalato qualche attimo di emozione vissuta, si fa per dire, che la mia testa ha recepito in qualche modo in attimi veramente fuggenti. Voglio ricordarne solo alcuni. Mentre io ero a Genova alle prese con i miei voli pindarici ai padiglioni della Fiera del Mare, tu nel frattempo combattevi la tua periodica battaglia prog con i tuoi compagni d'avventura, ricordi? Avevi accanto a te persone come Eddie, come Johnny, come Patrick, Giulio, Patrizio. Non è roba da poco, era circa 72 o giù di lì. Sempre nel 72 Napoli, Camaldoli, Albin, organizzato agli Osanna, un manipolo di musicisti, erano circa le 14, si fionda in pizzeria con una fame della Madonna. Faccio per trangugiare un sorso di birra quando avverto un suono strano provenire da chissà dove. Eri proprio tu, Dimitri. Stavi cercando di impostare una corretta posizione labiale a Jenny Sorrenti e Teresa De Sio affinché quei suoni, che più tardi imparai a chiamare col loro nome, diplofonie, triplofonie e quant'altro, fuoriuscissero anche dalle loro gole. Bella storia. Poi a San Marino, convento francescano, 1972, agosto, sala prove di fortuna, un caldo torrido. Giulio indossava solo un paio di slip azzurrini e si ventilava le chiappe usando il charleston della sua Slingerland, mentre Eddie provava da solo, svisando in solitudine con un flauto traverso appartato in una delle celle del convento. Ora non ricordo esattamente cosa facesse, dove fosse Johnny, ma ricordo nitidamente una tua frase: mi dispiace di non poter rimanere con voi, vado al mare ogni mattina, la salsedine, lo iodio vanno bene per la voce. E lo dicesti portandoti una mano in prossimità della tua gola. Ciao Dimitri, fammi sapere appena puoi se tutto questo può ancora funzionare. Paolo Carelli, giugno 2010.
ed avevo intonato una canzone per lui, per lei. In quel giorno dai contorni sfumati. Dicembre non piove quasi mai. Dicembre non era adesso. Lasciavo che lei cancellasse le sue impronte di calce sull'asfalto, forse giallo, ma solo nel mezzo. Spingevo con tutto il peso del corpo quell'ultimo pezzo di muretto bianco. Un'ombra siglava la sua infanzia e fermava il suo gesto, sino che tutto questo non sarebbe stato che carta da macero. Ed avevo intonato una canzone quando, stille di sudore, una mano contratta liberò i mastini. Lei, saltellando, sfiorando tutto ciò che si arriva a toccare, quando si ha un così buon sapore di limone, bocca di squalo, pancia di ferro, sganciasti il ricordo di lei su una parete d'osteria. Un biglietto di sola andata per l'ovest ondulato, mulini a vento e buoi trascinare l'aratro, aroma di barbecue, un valzer, stelle che non sembravano stare così immobili. Ore o millenni lasciano fluire anche l'inizio, questo corso di secchezze, crocevia di inganni e radici amare. Sganciasti la tua follia a stelle strisce, sganciasti a sole 10 chilometri da lei. Attendere. Ogni tanto sola, quella folgore serpeggiante, riflessa in un porto d'agata pura. Si riflettono anche i suoni, roccia che fonde, cala a secco un colpo d'ascia. Questo luogo già segnato, si vedono i tronchi di queste ultime enormi sequoie piangere, si intravedono schegge aguzze, tracce umide, corrosive acque, mentre cala secco un altro colpo d'ascia. Cemento, salnitro, ciottoli, tegole, semicerchi, altezze, lunghezze, detriti, liquidi, solidi. A noi inalato l'altro ieri la propria dose,
subitaneo l'effetto che ha avuto su di loro. Lunghezze, detriti, liquidi, solidi, certe aree di sradicamento, matrici primarie, punti di contatto, convessioni e convergenze. Li hanno trovati stesi disordinatamente sul pavimento, immobili, freddi. Ronzava loro intorno qualche mosca. Tufo, verticali, cotto, impalcatura, serpentino, beole, calcestruzzo. Cercavano cose sopra le loro teste e forse anche qualcos'altro sotto i loro freddi piedi. Diventò inutile chiudere qualsiasi porta o finestra, aprire ombrelli, indossare berretti, portarsi semplicemente il palmo della mano alla fronte per ripararsi da quella luce troppo forte. Esse non si sarebbero mai più stagliate nitide nei contorni, lunghe o corte, strette o larghe, multiple, incerte e ondeggianti sui muri delle case, sulle cose. Diventò assai difficile, conversando del più e del meno, parlare con la solita naturalezza di una lampada o di una candela o del riposarsi dopo una passeggiata sotto un albero. Nessuna oscurità sarebbe mai più potuta calare sul torrente o sulla via o sull'asfalto di una piazza. Esse erano svanite all'improvviso. Cubetti di porfido che lastricavano la via non sarebbero stati mai più da esse accarezzati dall'alba al tramonto. Svanirono semplicemente, senza rumore. Esse scomparvero da ogni cosa, persona, animale o insetto. E prima o poi anche tutto il resto sarebbe uscito di scena. Esse, ve lo posso assicurare, non sarebbero rimaste sole a lungo.